Nulla di quello che abbiamo proposto come opposizione in Consiglio regionale è stato accolto. Ieri con un subemendamento è stato riscritto tutta la legge originaria, tutti i 16 articoli, in un solo articolo con 16 commi. Non è passato nessuno degli emendamenti migliorativi e costruttivi. Ancora una volta riteniamo che sulla nuova Pescara bisognava avere un atteggiamento da padri costituenti e in realtà è stata mostrata l'arroganza del potere del centrodestra. Tra l'altro non sono passati neanche gli emendamenti che erano stati predisposti dai comuni e suggeriti anche nel corso delle audizioni al Consiglio regionale. Ora ci aspetta la giornata di martedì 28 in Consiglio regionale a Pescara. Prevediamo che sarà un'assemblea abbastanza infuocata perché riproporremo i nostri emendamenti che miravano a fare cosa? Ad evitare che nel 2027 ci trovassimo ancora nella situazione in cui siamo oggi. Nulla del tempo che va dal 2024 al 2027 viene riempito con attività da fare e con sanzioni se queste attività non verranno fatte. Non viene eliminato il meccanismo discrezionale per cui dipende dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta regionale se si va o meno al 2027. Voglio ricordare che il Presidente della Giunta regionale aveva già, in base alla legge del 2018, dei precisi obblighi di commissariamento che non sono stati messi in pratica. Non è stato accolto neanche l'idea di prevedere lo statuto come elemento, condizione essenziale per andare al 2027. Guardate, lo statuto è fondamentale perché dallo statuto dipende anche l'associazione dei servizi, degli 11 servizi previsti dalla Delrio, quindi senza statuto non sappiamo come verranno associati questi servizi e queste funzioni. Non è stato stabilito di erogare tutte le 300.000 euro per la nuova Pescara, per fare in modo che si lavori ancora per cercare di portarla a termine entro il 1 gennaio del 2024, non è stato accolto il nostro emendamento di prevedere dei commissari scelti dal Presidente della Giunta regionale, sentiti i comuni, tra i dirigenti e i responsabili di servizio degli enti, perché loro e solo loro conoscono la macchina amministrativa, loro e solo loro potevano cercare di portarci alla nuova Pescara al 1 gennaio del 2024. Passa un meccanismo premiale al contrario, in cui se si associano tre servizi si va al 2027. Ancora una volta la nuova Pescara, con questo atteggiamento, con questa impostazione, viene vista come un qualcosa da rinviare il più lontano possibile. Una città che nel 2026, in particolare per come è scritto il subemendamento, il 31 luglio del 2026, si troverà a rivivere le stesse situazioni che stiamo vivendo oggi. Cioè nulla verrà fatto tra il 2024 e il 2026 e a quando mancherà qualche mese alla nascita della nuova Pescara del 1 gennaio 2027 non sapremo che cosa ci aspetta, probabilmente altri rinvii.